Ma no, non insistere. E mi dispiace molto che proprio tu, Iago, che tenevi da padrone la mia borsa, non mi abbia detto niente. Per Giove, ma come devo dirvelo? Se ho mai sognato una cosa simile, non guardatemi più in faccia. E mi avevi anche detto che lo odiavi. E se non è così, merito il vostro disprezzo. Figuratevi che tre degli uomini più potenti della città sono andate ad inchinarsi davanti a lui chiedendogli di nominarmi suo luogotenente. Sulla mia parola io so quello che valgo, ne meritavo un posto meno importante. Ma lui, che non vede al di là della sua ambizione, ha sviato i loro discorsi con una tiritera tutta gonfia di terminologie di guerra e alla fine li ha congedati con un rifiuto. «Peccato», disse, «ma ho già scelto il mio luogotenente. E volete sapere chi è costui? Proprio un esperto nell'arte di fare i conti, un certo Michele Cassio, fiorentino, uno che non ha mai messo in campo uno squadrone, che ne sa quanto una zitellona sull'ordinamento di una battaglia. Eppure, signor mio, hanno preferito lui. E io, che sotto gli occhi del Moro avevo dato tante prove di valore a Rodi, a Cipro e in tante altre terre cristiane e pagane, devo essere tenuto alla corda sotto vento da questo maestro del dare e dell'avere. Sicuro, questo contabile sarà il luogotenente ed io l'alfiere di sua signoria il Moro. E che Dio benedica le nostre insegne. Oh, perbacco, ma al tuo posto avrei preferito essere il suo carnefice. Purtroppo questa è la piaga del servizio militare e non c'è rimedio. Solo con le raccomandazioni e i favori si va avanti e non per anzianità di grado, come una volta quando ogni secondo era erede del primo. Ora giudicate voi stesso e ditemi se io posso avere delle buone ragioni per amare il Moro. Ma io allora non resterei al suo servizio. Piano, signore. Piano, piano. Se io sono al suo seguito, lo faccio unicamente per servire un mio scopo preciso. Servendo lui, servo me stesso. Dio mi è testimone che non lo faccio né per amore né per dovere, ma nonostante l'apparenza, per un mio interesse particolare. Io non sono quello che sembro. Se anche questa gli va bene, vuol dire che quel maledetto ha una fortuna sfacciata. Su allora, coraggio, avanti, chiamate il padre della ragazza, avventatevi contro il Moro, avvelenate la sua gioia, gridate per le strade la sua vergogna. Ora lo chiamo. Sì, ma chiamatelo con grida di paura, di disperazione, come quando di notte si scopre che è scoppiato un incendio. Ehi, Brabanzio! Signor Brabanzio! Ehi, svegliatevi! Svegliatevi, Brabanzio! Ladro! Ladro, ladro! Attento alla vostra casa, alla vostra figlia, alla vostra roba! Ladro, ladro, ladro! Oh,
può sapere perché gridate in questo modo? Che signore, succede? Tutta la vostra famiglia è in casa. Le porte sono sbarrate. Perché me lo chiedete? Perché? Ma perché siete stato derubato, signore, di vostra figlia? Ma siete impazzito! Eccellentissimo signore, non riconoscete la mia voce? No, chi siete? Roderigo! Vattene al diavolo! Vi avevo proibito di rondare vicino alla mia casa. E ho già detto chiaro e tondo che mia figlia non è per te. Ma signore... Di che furchi mi vai parlando? Qui signore... siamo a Venezia. La mia casa non è una fattoria in mezzo alla campagna. Come siete severo, signor Brabanzio. Io sono venuto qui con animo semplice e puro. Siamo venuti per farvi un favore e voi ci prendete per farabutti. Se volete essere certo di trovare il moro, andate a Sagittario. Io sarò là con lui. Ma chi sei tu? Sono uno, signore, che viene ad avvertirvi che in questo momento vostra figlia e il moro stanno facendo la bestia. Al Sagittario! Sei un farabutto! E voi un senatore! Di questo risponderai tu, Roderigo! Risponderò di qualunque cosa, signore! Ma tutta la casa! Questa sventura mi è già apparsa in sogno! E ora ho proprio paura che sia vera! Ma vi prego, vorrei sapere se è col vostro piacere e col vostro saggio consenso che la vostra bella figlia, a quest'ora sospetta della notte e con la scorta di un gondoliere compiacente, sia andata a finire tra le braccia brutali di un moro libidinoso! Non crediate, signori, che contro ogni regola del vivere civile mi sarei preso la libertà di farmi giuoco o di scherzare con vostra signoria! Consegnatemi alla giustizia se ho tentato di ingannarvi! La mia sventura è troppo vera. Mia figlia se n'è andata via. Dalla mia vita odiosa non mi aspetto più che amarezze. Ma dimmi, Roderigo, dove l'hai vista? È col moro, hai detto? Sì, signore. Non avrei mai creduto che potesse ingannarmi fino a questo punto. Andate a svegliare mio fratello Graziano e tutti i miei parenti. E pensi che si siano sposati? Ah sì, credo di sì. Padri, d'ora innanzi... Non giudicate dall'apparenza l'animo delle vostre figlie. Sai dove possiamo trovare lei e il moro? Ah, credo di sì, se vorrete seguirmi con una buona scorta. Facci da guida. Prendete le armi. Andiamo, Rodrigo. Saprò ricompensarti delle tue fatiche. Benché in guerra io abbia ucciso tanti uomini, pure la mia coscienza mi impedisce di commettere un assassinio premeditato. Non so, mi manca quella malvagità che tante volte è necessaria. E non so quante volte sono stato lì per tirargli un colpo dietro la schiena. È stato meglio così. No, perché quello non smetteva di parlare, insultandovi in un modo così oltraggioso che, dato il mio poco timore di Dio, non so come ho fatto a sopportarlo. Ma ditemi, signore, davvero vi siete sposati? Badate che il Magnifico è molto amato e che la sua voce è persino più ascoltata di quella del Doge. Lascia che sfoghi il suo sdegno. I servigi che ho reso alla Serenissima avranno voce più alta delle sue proteste. Nessuno ancora lo sa, ma qualora il vantarsi fosse considerata una virtù, io direi pubblicamente che discendo da una stirpe di sangue reale. Vedi, Iago, se io non amassi la mia cara Desdemona, non avrei nemmeno per tutti i tesori del mare messo dei limiti alla mia condizione di uomo libero. Ma guarda laggiù, si avvicinano dei lumi. Beh, sarà suo padre. Vi consiglio di allontanarvi. No, sono gli uomini del Doge. È il mio luogotenente. Buonasera. C'è qualche novità? Il Doge vi saluta, generale, e vuole vedervi al più presto. Anzi, immediatamente. Sapete per quale motivo? Notizie da Cipro, immagino. Deve trattarsi di una cosa piuttosto importante. Questa sera le galerie hanno inviato, uno dopo l'altro, una dozzina di messaggeri. E molti senatori sono già riuniti dal Doge. Vi hanno mandato a chiamare d'urgenza e, non avendovi trovato a casa, il Senato ha dato ordine di farvi cercare da 3 pattuglie per tutta la città. Preferisco che mi abbiate trovato voi. Il tempo di dire una parola. Alfiere! Luogotenente! Come mai Otello si trova qui? Ma, a quello che so io, pare che questa notte sia andato all'arrembaggio di una caravella terrestre. E se la preda sarà riconosciuta legittima, il moro è sistemato per sempre. Ah, non capisco. No? No. Si è sposato. E con chi? Ma con... Ecco un'altra pattuglia. Questo è Brabanzio, generale, in guardia. Signore, ecco il moro, addosso a quel lato. Fermi! Rimettete nel fodero le vostre spade rilucenti.
La rugiada potrebbe arrugginirle. E voi, signore, imponete più rispetto con l'età che con le armi. Tu! Miserabile ladro! Dove hai nascosto mia figlia? Maledetto, me l'hai stregata! Una fanciulla così affettuosa, bella, felice, che ha rifiutato i migliori giovani della Repubblica! Se non fosse stata legata da catene di magia! Non avrebbe mai osato, sfidando il disprezzo di tutti, di abbandonare la sua casa per correre a rifugiarsi sul petto fuligginoso di un essere come te, spinta dalla paura, non certo dall'amore. Signore, porterò la questione davanti al Consiglio, perché le prove sono chiare ed evidenti. Intanto ti dichiaro in arresto, con l'accusa di seduzione e di stregoneria. Prendetelo. Giù le armi! La mia parte mi imponesse di combattere, non avrei bisogno del suggeritore per ricordarlo. Dove volete che vada, signore, a rispondere delle vostre accuse? In prigione, finché nei termini di legge non ti chiamino in giudizio. E se obbedisti ai vostri ordini, che cosa direbbe il doge? Proprio ora mi ha mandato a chiamare, ecco i messaggeri, per un urgente affare di Stato. È vero, eccellentissimo signore, il doge ha convocato il consiglio e certamente richiederanno anche la presenza di vostra signoria. Le mie accuse sono gravi. Lo stesso doge, tutti i senatori, sono certo, considereranno come proprie le offese fatte a me. Se azioni come queste dovessero rimanere impunite, finiremmo con l'essere comandati da schiavi e da pagani. Notizia contraddice l'altra, come possiamo considerarle vere? Infatti sono contrastanti. Nelle mie lettere si parla di 107 galere. Ma nelle mie di 200. Però, anche se non vanno d'accordo sul numero delle navi, come avviene quando i calcoli sono fondati su semplici ipotesi, pure tutte confermano che una flotta turca muove verso Cipro. Questo è facile da capire. La diversità delle cifre comunque non esclude il pericolo del fatto principale. Messaggero della nostra flotta! Che c'è di nuovo? La flotta turca punta su Rodi. Così il signor Angelo ha ordinato di riferire. Che ne pensate di questo cambiamento di rotta? Non è possibile, è assurdo. È una manovra tattica per ingannarci sul loro vero scopo. Basti pensare all'importanza che Cipro ha per i turchi per rendersi conto che a loro quest'isola interessa molto più di Rodi. Cipro è più facile da conquistare, perché non ha di Rodi le difese naturali e militari. Se noi consideriamo questo, non possiamo credere che i turchi siano tanto ingenui da lasciare per ultimo ciò che è il primo loro scopo. Trascurando cioè una conquista facile. È importante. Per affrontare un'impresa pericolosa e priva di importanza. Ma sì, è certo, non mirano a Rodi. Ecco altre notizie. La flotta turca, stimatissimo signore, che navigava verso Rodi, si è riunita ad altre navi. Come immaginavo. Secondo voi quante navi saranno in tutto? Una trentina. Ed ora invertita la rotta si dirigono apertamente verso Cipro. Il signor Montano, vostro fedele servitore, vi informa di questo. Dunque, ora siamo certi, si tratta di Cipro. È in città Marco Luccico? No, è a Firenze. Scriveteli una lettera a nostro nome, mandatela via subito. Ecco Bravanti. Benvenuto, gentile signore, ci è mancato il vostro consiglio, il vostro aiuto. E a me il vostro. Vostra grazia mi perdoni. Né la mia carica, né gli affari di Stato mi hanno fatto alzare a quest'ora. E nemmeno l'interesse pubblico mi ci avrebbe costretto, perché il mio dolore personale è così intenso, violento e irriducibile da divorare ogni altra angoscia. Che cosa è accaduto? Mia figlia! Mia figlia. Morta. Per me. Travolta, rapita e corrotta per mezzo di incantesimi. E quale donna, purché non sia cieca o insensata, può essere ingannata in un modo così assurdo senza l'opera della magia? Chiunque, adoperando mezzi disonesti, ha sottratto vostra figlia a se stessa e voi sarà colpito secondo il libro implacabile della legge. Con la pena da voi stesso saggiamente indicata e in tutto il suo rigore. E questo anche se il colpevole da voi accusato fosse nostro figlio. Valoroso Otello, abbiamo bisogno subito della vostra opera. Ecco l'uomo! Il Moro! Chiamato qui da un vostro ordine speciale per affari di Stato. Siamo molto addolorati.
E voi? Che cosa potete rispondere a vostra difesa? Nient'altro che confermare le mie parole. Potentissimi, saggissimi e venerati signori, miei stimati ed eccellenti padroni, è vero, ho portato via la figlia a questo vecchio, ma è anche vero che l'ho sposata. Ecco, da cima a fondo la misura della mia colpa, e non di più. Il mio linguaggio è aspro. Io non conosco le molli parole di pace. Poco quindi gioverò alla mia causa, parlando di me stesso. Ma col vostro grazioso consenso io farò un racconto chiaro e semplice del mio amore, dicendo con quali filtri o incantesimi, scongiuri, poteri magici, poiché di questo mi si accusa, io conquistai sua figlia. Una ragazza timida, così quieta e tranquilla, che arrossiva perfino di se stessa. Ed essa, sfidando la sua natura, la sua giovane età, la razza, il senso dell'onore, tutto insomma, si sarebbe innamorata di chi le metteva paura solo a guardarla. Affermo ancora una volta che egli sedusse mia figlia con l'aiuto di qualche potente mistura o con qualche filtro stregato. Le affermazioni non sono prove. Vi occorrono delle testimonianze sicure e più ampie di questa, costruite su deboli congetture e minime probabilità, di grossolana apparenza. Parlate, Otello. Avete sottomesso e corrotto il sentimento della fanciulla con mezzi ambigui e sovrannaturali, o furono invece la persuasione, la leale domanda che fa arrendere un cuore all'altro cuore? Vi prego, mandate qualcuno al Sagittario a chiamare la signora e fatela parlare di me in presenza di suo padre. Se dalle sue parole potrete giudicarmi colpevole, toglietemi la vostra fiducia e la carica che mi avete affidata, non solo, ma fate che la vostra condanna ricada anche sulla mia vita. Conducete qui Desdemona. Alfiere, tu sai dove si trova. E ora, con la stessa sincerità con la quale confesso a Dio i miei peccati, io farò presente alla vostra saggia attenzione come riuscii ad ottenere l'amore di Desdemona ed essa il mio. Parlate. Suo padre mi dimostrava molto affetto e mi invitava spesso a casa sua, e ogni volta voleva sentire da me il racconto della mia vita, anno per anno, conoscere le battaglie da me combattute, gli assedi sostenuti, le vittorie riportate. Io gli narrai tutto, a cominciare dai giorni della mia infanzia. Gli dissi delle mie sfortune, delle avventure di terra e di mare, di quando ero scampato miracolosamente durante una breccia disastrosa, di quando ero stato fatto prigioniero dal nemico arrogante e venduto come schiavo, e del mio riscatto e della mia vita di nomade. E di vaste caverne parlai, di deserti squallidi, di abissi, di rocce, di montagne le cui cime toccano il cielo, e dei cannibali che mangiano i loro simili, gli antropofagi, e di uomini nati con la testa sotto le spalle. Desdemona ascoltava ansiosamente il mio racconto, quando poteva, perché gli affari di casa la tenevano molto occupata, ma a volte li sbrigava più in fretta per tornare ad ascoltarmi con avidità. Avendo io notato questo, scelsi un'ora favorevole e abilmente riuscii ad ottenere che ella mi pregasse di farle il racconto completo della mia vita avventurosa. Io naturalmente accettai, e molte volte io la vidi piangere
sulle sventure che mi avevano colpito nella mia giovinezza. Sì, il racconto delle mie sofferenze terminò con un mondo di sospiri da parte sua. Ella giurò che la mia storia era straordinaria, veramente straordinaria, che era commovente, molto commovente. Sarebbe stato meglio, disse, che non l'avesse mai ascoltata, ma nello stesso tempo desiderava che Dio l'avesse fatta nascere al posto di un uomo simile, e mi ringraziò dicendo che se ci fosse stato un mio amico che l'amasse e io gli avessi insegnato a narrare la mia storia, essa certo gli avrebbe ricambiato il suo amore. A queste parole io le aprii il mio cuore. Essa si era innamorata di me al racconto dei pericoli che avevo attraversati. E io l'amavo per la pietà che aveva dimostrato verso di me. Ecco, signori, questa è tutta la magia che ho adoperato. Caro Brabanzio, cercate di aggiustare nel modo migliore questi vostri legami. Vi prego, prima ascoltatela. Se confessa di essere stata anche solo in parte la causa di quest'amore, che io sia maledetto se rimprovero il Moro. Avvicinatevi, gentile signora. In questa onorevole adunanza, a chi più di tutti dovete obbedienza? Mio nobile padre, io devo qui una duplice obbedienza a voi, che mi avete dato la vita e l'educazione, vita e educazione che mi hanno insegnato ad obbedirvi. Voi siete il mio signore, a cui devo obbedienza perché sono vostra figlia. Ma qui c'è mio marito, e io credo di dovere al Moro, mio signore, la stessa obbedienza che mia madre rese a voi, preferendovi a suo padre. Dio sia con voi. Non ho altro da aggiungere. Vostra grazia voglia procedere agli affari di Stato. Sarebbe meglio adottare un figlio, non generarlo. Moro, io ti do ora con tutto il cuore ciò che se tu non l'avessi già preso, con tutto il cuore ti negherei. Sono felice, cara, di non avere altri figli, perché la tua fuga mi insegnerebbe ad essere tiranno. Non ho altro da aggiungere, mio signore. Lasciatemi parlare come se fossi al vostro posto e pronunciare una sentenza che possa servire da gradino per aiutarli a raggiungere ancora la vostra benevolenza. Piangere sopra un male passato è il mezzo più sicuro per attirarsi nuovi mali. Il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, ma chi piange per un dolore inutile ruba qualcosa a se stesso. Lasciamo allora che i turchi ci rubino Cipro. Finché sapremo sorridere non sarà perduta per noi. Le parole sono parole. Io non ho ancora sentito dire che un cuore addolorato possa ricevere conforto dalle sole parole, quindi vi prego umilmente di procedere agli affari di Stato. I turchi con una potente flotta puntano su Cipro. Voi, Otello, conoscete bene le difese militari dell'isola. Ora, benché a Cipro ci sia un uomo abile che rappresenta il nostro Stato, tuttavia l'opinione pubblica... Arbitra assoluta ad ogni volontà, ha più fiducia nella vostra opera. Dovete dunque rassegnarvi di buon animo ad offuscare lo splendore delle vostre recenti fortune con questa pericolosa e ancora più difficile impresa. Eccellentissimi signori, io accetto il comando della guerra contro gli ottomani, ma nell'inchinarmi umilmente alla volontà della Repubblica, chiedo per mia moglie un degno trattamento, alloggio, privilegi, persone del seguito
e tutto ciò che le spetta per diritto di nascita e per condizione sociale. E credete può andare a vivere con suo padre? Preferisco di no. Anch'io! E io non vorrei che vivendo con lui la mia continua presenza riaccendesse la sua collera. Graziosissimo Doge, signori, la mia ribellione aperta e le mie tempestose vicende testimoniano a tutti che io amo il Moro e che desidero vivere con lui. Il mio cuore è legato anche alle esigenze della sua condizione. Io ho imparato a conoscere il vero volto di Otello dalle sue qualità spirituali e alla sua fama e al suo valore. Ho consacrato il mio cuore e la mia felicità. Lasciatemi partire con lui. Ascoltatela, vi prego. Non ve lo chiedo per appagare la mia ansia amorosa, ma per assecondare i suoi desideri. E non entri nel vostro cuore generoso il dubbio che io possa trascurare per la sua presenza il grave incarico che mi avete affidato. O se i capricci dell'alato Cupido dovessero offuscare le mie capacità di agire e di pensare con l'ombra della lussuria, lasciate allora che le donnette si servano del mio elmo come di una pentola. Decidete tra di voi se Desdemona debba rimanere o seguirvi. La nostra situazione ci impone la massima urgenza, non bisogna perdere tempo. Voi partirete questa notte. Questa notte? Ai vostri ordini. Domattina alle 9 noi avremo un'altra riunione. Voi, Otello, lascerete qui un vostro ufficiale, vi porterà poi le nostre istruzioni. Se a vostra grazia non dispiace, lascerò il mio alfiere, un uomo onesto e fidato. A lui do l'incarico di accompagnare mia moglie a Cipro alla prima favorevole occasione. Va bene. Buonanotte a tutti. Nobile signore, se la bellezza accompagna la virtù, vostro genero è più bello di quanto non sembri nero. Non perderla mai d'occhio, Moro, se hai occhi per vedere come ha ingannato suo padre. Potrebbe ingannare anche te. La mia vita sulla sua fedeltà. Iago. E vuoi, nobile cuore? Che cosa credi che farò? Andrai a letto a dormire. E invece andrò a buttarmi in laguna. Non fare lo stupido. Ma è stupido vivere quando la vita è un tormento. Ma che bestia. Da che conosco il mondo, non ho ancora incontrato un uomo che sapesse amare se stesso. Ma io, piuttosto che annegarmi per amore di una gallina faraona, preferirei essere mutato in una scimmia. Ma che posso farci? Io lo confesso, mi vergogno di essere così innamorato. Ma non ho la virtù per correggermi. Virtù? Un fico secco. Dipende soltanto da noi essere in un modo piuttosto che in un altro. Il nostro corpo è un giardino. Il suo giardiniere è la nostra volontà. Spetta a noi decidere se dobbiamo piantarvi ortiche o seminarvi lattuga. Se la bilancia della vita non avesse il piatto della ragione per equilibrare quello della sensualità, la bassezza della nostra natura ci porterebbe alle più assurde conseguenze. Ma per fortuna abbiamo la ragione per frenare gli stimoli furiosi, le selvagge libidini, gli appetiti carnali, dei quali ritengo che quello che voi chiamate amore non sia altro che una ramificazione. No, non è possibile. Annegarti! Ma annega gatti, o cuccioli ciechi, se vuoi. Metti piuttosto del denaro nella borsa e vieni con me a Cipro. Seguimi nella guerra. Cambiati i connotati, magari con una barba finta, e ripeto, metti del denaro nella borsa. L'amore di Desdemona per il Moro non può durare a lungo.
Metti dunque del denaro nella borsa. E neppure quello del Moro per lei, come fu violento l'inizio, così vedrai sarà la fine. I Mori sono incostanti. Metti dunque del denaro nella borsa. Il cibo, ora dolce come la caruba, sarà fra poco amaro come l'assenzio. Desdemone è giovane e cambierà. Quando sarà sazia del suo corpo, si accorgerà di aver fatto una brutta scelta e cambierà. Cambierà, cambierà. E se proprio ti vuoi dannare, scegli un modo più raffinato per farlo. Annegarti. Ma raccogli piuttosto più denaro che puoi, se con la mia intelligenza e l'aiuto di tutti i diavoli dell'inferno riusciremo a superare l'ipocrisia e la fragilità di un giuramento scambiato fra un barbaro senza patria e una scaltrissima veneziana, quella donna sarà tua. Dunque, raccogli più denaro che puoi, e se mai fatti impiccare per aver avuto il tuo piacere, altro che annegarti per non averlo goduto. E se io avessi fiducia nell'esito dell'opera tua, realizzerò poi le mie speranze. Puoi fidarti di me. Va, va, e porta denaro. Molte cose ancora in grembo al tempo aspettano di essere partorite. Muoviti dunque e procura del denaro. Denaro! E domattina riprenderemo i nostri discorsi. Dove ci troveremo domattina? A casa mia. Va bene, verrò presto. Hai intesi, Roderigo? Su che cosa? Niente annegamenti. Oh, ma non sono più lo stesso. Andrò a vendere tutte le mie terre. Bravo! Corri! Io odio il Moro, anche perché sembra, così almeno si mormora, che sia stato in giro con mia moglie a fare le mie veci. Non so se questo è vero, ma in un caso simile basta un sospetto a darmi il diritto di agire come se ne avessi la certezza. Dunque, vediamo un po'. Vediamo un po' quello che si può fare. Michele Cassio. È un bell'uomo. Io devo portargli via il posto e raggiungere il mio scopo con un doppio tiro mancino. Ma come? Vediamo. Dunque, io, per esempio, fra qualche tempo potrei soffiare nell'orecchio del Moro che Cassio ha troppa confidenza con sua moglie. La sua figura, le sue maniere affabili si prestano a far nascere un simile sospetto. Sembrano fatte apposta per spingere una donna ad essere infedele. Il Moro è leale, franco, giudica onesti tutti gli uomini, anche quelli che solo l'apparenza sembrano tali, e si lascerà menare per il naso. Sì, sì, ci siamo. Ho trovato. L'inferno e la notte metteranno alla luce questo mio parto mostruoso. Che cosa si vede sul mare dalla punta del Moro? Nulla, proprio nulla.
Non si vede una mela tra il cielo e il mare aperto. Mai una bufera così violenta aveva scrollato i nostri bastioni. Se sul mare ha avuto la stessa furia, quali fianchi di querzo saranno rimasti uniti al precipitare di quelle montagne disciolte? E questo, secondo voi, che cosa lascia supporre? Che la flotta turca sia stata dispersa. Non avevo mai visto un mare così tempestoso. Se non ha trovato riparo in qualche baia, è certamente affondata. Dalla nave approdato è sceso Cassio, il nuovo tenente del Moro! Otello invece ancora sul mare! Giungerà a Cipro con pieni poteri. Sono molto contento, è un bravo governatore. Sono in ansia per la sorte del Moro, i nostri vascelli furono separati dalla tremenda bufera. Morida in cielo che si salvi. Io sono stato sotto i suoi ordini e so che egli conosce l'arte del comando come un vero soldato. Che il cielo lo protegga dal vento e dalle acque, l'ho perduto su un mare insidioso. Ma è solida la sua nave? Solidissima, il suo pilota ha fama di essere molto abile e pratico. Le mie speranze non potranno morire in mani così sicure. Cosa sono queste grida? La gente abbandona le case e si schiera sulla riva! La mia ansia mi fa sperare che sia la nave del governatore! Sparano a salve! Si tratta di amici! Prego, andate sulla riva e tornate a dirci chi è arrivato! Vado subito! Ditemi, il luogotenente, è sposato il vostro generale? Con molta fortuna! La ragazza che ha conquistato non è inferiore alle descrizioni più esagerate di donne famose per la loro bellezza. Il suo volto spirituale farebbe avvilire l'artista che tentasse di raffigurarla. Dunque, chi è arrivato? Andiamo! Andiamo, generale! Ha avuto davvero la fortuna favorevole. La tempesta, le ondate, i venti hanno rinunciato alla loro natura implacabile per lasciar passare salva la divina Desdemona. Desdemona? La donna di cui vi parlavo. Il capitano del nostro gran capitano è arrivato una settimana prima del tempo previsto. Guardate, il tesoro della nave è già sbarcato! Il ginocchio, uomini di Cipro! Salute a te, signora. Che la grazia del cielo ti preceda, ti segua, ti circondi da ogni lato. Vi ringrazio, valoroso Cassio. Avete notizie del mio signore? Non è ancora arrivato, però so che sta bene, giungerà tra poco. Venite. Ma io sono in ansia, perché vi siete separati? La grande lotta tra il mare e il cielo ci divise. Lo sentite? Una vela! Una vela! Salutano la cittadella! Anche questi, come gli altri, sono amici! Andate a vedere, informateci! Mi sembrino esagerate, Iago. L'educazione mi obbliga a questo sfoggio di cortesia. Signore, se ella avesse con voi tanta generosità con le sue labbra, tanta ne ha con me con la sua lingua, ne avreste a sazietà. Ma se non parla mai! È anche troppo, credetemi. E soprattutto quando io ho voglia di dormire. E vi lamentate per così poco. Spero che non dovrete scrivere voi il mio elogio. Spero di no. E che cosa scrivereste di me dovendo fare il mio elogio? Non me lo chiedete, cara signora, perché io sono soltanto un critico. È andato qualcuno al porto? Sì, signora. Io, per esempio, non sono allegra per natura. Tuttavia, cerco di esserlo. Dunque, quali elogi mi fareste? Oh, se donna è bella, bionda, intelligente, a usare la bellezza usa la mente. Proprio un bel elogio. E se fosse bruna e intelligente? Una donna bruna e non di ingegno piatto troverà un bianco al suo colore adatto. Di male in peggio. E se fosse bella e sciocca? Nessuno dice sciocca a donna bella se fa la sciocca un figlio di scodella. Quale elogio potreste fare ad una donna veramente degna che per i suoi meriti avesse anche il consenso dei maligni? La donna che fu bella e mai orgogliosa, di lingua sciolta ma non rumorosa, che sdegnò il lusso avendo dei tesori, disse potrei negandosi agli amori, che non scambiò merluzzi con salmoni, peste cioè di pesce con borsa. Oh! Fu una donna, semmai tal donna visse buona. Ma che cosa? Ad allattare minchioni e tenere i conti della serva. Che conclusione vuota e zoppicante, non imparare da lui, Emilia, benché sia tuo marito. Che ne dite, Cassio? Non vi pare uno sputasentenze sguaiato e spregiudicato? No, parla senza reticenze, signora. Dovete apprezzarlo più come soldato che come letterato. Bene, bene, guarda. Ora le prende le mani, gliele strofina. Su, su, avanti, avanti, con i sorrisi. Con una ragnatela sottile come questa io lo catturerò per il grosso moscone. Oh, che inchino, un inchino perfetto. Ti entasso la canna di clistere. Il Moro! Il Moro! Riconosco gli squilli! Andiamo gli incontri! Sì, è proprio lui! Eccolo, arriva! Generale! Arriva! I turchi sono in fondo al mare! Evviva! Come stanno i miei vecchi amici di quest'isola? Iago! Signoria! Mia cara, tutti ti ameranno a Cipro. Questa gente ha sempre avuto il più grande affetto per me. Evviva! E dopo
ogni bufera segue una calma come questa, soffino pure i venti fino a svegliare i morti. Dolcezza dell'anima mia, io temo che il mio cuore abbia raggiunto la sua gioia suprema. Voglia il cielo che il nostro amore e la nostra gioia crescano sempre di più. Così sia, potenze celesti, e questo siano il più grande disaccordo che possa mai nascere dai nostri cuori. Signori, sì, ora siete bene accordati, ma sulla mia parola allenterò io le corde che fanno questa musica. Roderigo, se hai coraggio, si dice che i timidi, quando sono innamorati, abbiano una forza d'animo insospettata. Ascoltami. In luogo tenente, questa notte comanda il corpo di guardia, ma prima di continuare io ti devo dire che Desdemona è pazzamente innamorata di lui. Di lui? Oh no, non è possibile. Essa è soddisfatta della sua casta condizione di sposa. Casta un corno. Non hai visto come gli palpava il palmo delle mani, non l'hai notato? Sì, ma lo faceva per pura cortesia. Era libidine, lo giuro su questa mano. Indizio chiaro di osceni pensieri, torbidi pensieri. Caro Roderigo, quando queste intese aprono la via, si arriva subito allo scopo essenziale, cioè all'unione dei corpi. Non importa, tu lasciati guidare da me. Dunque, questa notte sarai di guardia. Cassio non ti conosce, io ti darò gli ordini, ti starò vicino. Cerca di irritare Cassio, o parlando ad alta voce, o rompendo la disciplina, o con qualsiasi altro mezzo a tuo piacere, secondo l'occasione più favorevole. Va bene. Bada che egli è rapido, violento nella collera e potrebbe anche colpirti. Non importa, tu provatelo, costringilo a farlo, perché proprio per questa ragione io farò scoppiare la rivolta a Cipro e la pace ritornerà soltanto con la sua destituzione. E così l'ostacolo sarà eliminato. E farò così, ma tu dovrai creare l'occasione favorevole. Puoi fidarti di me. Vediamoci fra poco alla cittadella. Addio. Nostro nobile e valoroso generale desidera che il popolo festeggi la notizia della disfatta della flotta turca! Ognuno può ballare, accendere falò, scegliere quei giochi e quei divertimenti che preferisce. Anche perché, oltre a questo lieto avvenimento, oggi si festeggiano le nozze di Otello! Questo egli voleva che fosse proclamato. Tutti i luoghi pubblici resteranno aperti e vi è piena libertà di conviti e di baldoria da questo momento fino allo scoccare delle 11. Dio benedica l'isola di Cipro e il nostro nobile generale Otello. Che Cassio sia innamorato di lei è certo. Che essa lo ami è possibile, è anche assai probabile. In questa caccia io non sono il bracco di punta, ma uno dei cani che viene dietro abbaiando. Ho speso quasi tutto il mio denaro e credo che alla fine, dopo tante fatiche, non ci guadagnerò che inesperienza. Me ne tornerò a Venezia con un po' più di cervello, ma senza un soldo. Chi non ha pazienza non ottiene niente. Guarda, benché io non possa soffrirlo, devo ammettere che il Moro è un uomo galante, affettuoso, nobile, potrebbe anche essere un buon marito per Desdemona. Sì. Sospetto proprio che il vigoroso Moro si sia infilato un tempo nel mio letto. E nulla placherà la mia anima finché non lo renderò così geloso da farlo impazzire. Voi, Michele, sorveglierete gli uomini di guardia questa notte e cerchiamo di non far superare i limiti della discrezione. Iago ha già ricevuto ordini, tuttavia vigilerò anch'io. Domani mattina presto desidero parlarvi. Vieni, amor mio. All'acquisto di un bene segue di regola il suo godimento.
quel godimento che ancora non c'è stato fra noi due. Buonanotte, signori. Buonanotte. Iago! Iago, è ora d'andare. No! No, luogotenente, per amor di Dio. Il generale ci ha congedati prima del tempo. Per amore di Desdemona. E beh, non possiamo rimproverarglielo. Non ha ancora passato una notte con lei, eh. E Desdemona è un premio degno di Giove. È una donna raffinata. Ve lo garantisco io, piena di seduzioni. Infatti, è una creatura fresca, delicata. E che occhi, che occhi non sembrano un richiamo squillante alla provocazione. Occhi attraenti. Tuttavia pieni di innocenza. E la sua voce non mette in allarme l'amore. Veramente perfetto. Va bene, venite, luogotenente. C'è qualche amico qui che vorrebbe bere alla salute del generale. Ah no, stasera proprio no, Iago. Perché? Mi gira facilmente la testa e non sopporto il vino. No, no, sono amici, sono un bicchiere. Vuol dire che per voi continuerò a bere il vino. Stasera non ho bevuto che un bicchiere di vino. Annacquato per prudenza. No, vedete in che stato sono ridotto? È una disgrazia, una vera malattia. No, è forza d'uomo. È notte di baldoria. Il bicchiere. Questa canzone io l'ho imparata in Inghilterra. E là sì che sono forti bevitori. Il danese, il tedesco e il panciuto olandese. Non valgono niente di fronte a un inglese. E l'inglese è davvero un buon bevitore. Ma ecco, continua a bere tranquillamente quando un danese è già ubriaco frate. Non suda per stendere a terra un tedesco. E fa vomitare un olandese prima di farsi riempire un altro boccale. Alla salute del nostro generale! Volete risentire la canzone? Tintilli, tintilli, bicchiere! Comunque, io è al di sopra di tutti. Ci sono anime che possono essere salvate e altre che non possono essere salvate. Ma questo è vero, eh? In quanto a me, senza offendere il generale o qualcuno di più alto grado ancora... Spero di essere salvato! Ma col vostro permesso dopo di me. E il luogotenente deve essere salvato prima dell'alfiere. Basta, il dovere ci... Il dovere ci chiama, Dio... Dio perdoni i nostri peccati. Ora, signori, pensiamo al nostro dovere, via! Credete che sia ubriaco? No, no, no! Questo è il mio alfiere! La mia mano destra qual è? Eccola! Oh, questa è la mia mano destra! Questa è la sinistra! Io non sono ubriaco. No. Mi reggo in piedi abbastanza bene, parlo abbastanza bene. Ma benissimo! Dunque, benissimo! Ehi! Vedete ancora che sia ubriaco? Mi dice una cosa, tenente. Per carità. Su, su, avanti, ai bastioni, servizio di guardia. Via, guardia! Coraggio! Voi due, avanti! Guardia! Su, 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 segui, segui, luogotenente! Avanti! Ma guardate un po'. Ah, signori miei, avete visto? Un soldato degno di Cesare, nato senza dubbio per comandare? Ma che peccato. Io ho paura che quello lì... Un giorno o l'altro, in un momento di smarrimento. Ma è spesso in queste condizioni? Per lui è come il preludio a una buona dormita. Beh, sarebbe bene informarne il generale. Forse non se n'è mai accorto. O generoso con me, apprezzando le sue virtù, sorvola sui suoi difetti. Oh, Iago, è una vera disgrazia che il nobile Moro abbia affidato una carica così importante come quella di luogotenente a uno che ha un vizio così radicato. E sarebbe nostro dovere avvertire Otello. No, no, io non lo farei neanche se mi regalassero tutta l'isola. Io voglio molto bene a Michele Cassi e piuttosto vorrei vederlo guarito da questo male. Aiuto! Aiuto! Ma che succede? Questa vuole insegnare a me come devo fare il mio dovere. Lo ridurrò in poltiglia, lo farò entrare in una damigiana. Aiuto! Lasciatemi andare, un spacco la testa. Siete ubriaco. Aiuto! Corri, corri a gridare che scoppiata la rivolta. Corri, signori! Luogotenente! Montano! Signori! Aiuto! 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 Cazzo! Fermo!
generale! Siamo diventati turchi? Contro noi stessi facciamo quello che il cielo ha impedito agli ottomani. Vergognatevi di chiamarvi cristiani. Fate tacere quella campana, metterà in allarme tutta l'isola. Che è successo, signori? Iago, parla. Chi è stato a cominciare? Ti ordino di parlare. Ma non lo so nemmeno io, generale. Non lo so. Eravamo tutti amici qua, fino a un momento fa. D'amore, d'accordo, come dire, con gli stessi rapporti affettuosi che passano fra marito e moglie quando si spogliano per andare a letto. Quando ecco che all'improvviso, come se l'influsso di un pianeta li avesse fatti impazzire, tirano fuori le spade e si avventano così, giostrando l'uno contro l'altro. Ma voi, Michele, come avete potuto perdere così la testa? Perdonatemi, vi prego, non so spiegarlo. E voi, valoroso Montano, siete sempre stato considerato un cittadino esemplare. Per quale ragione avete rischiato così il vostro onore? Rispondete. Valoroso Otello, io sono ferito. Il vostro alfiere Iago può dirvi ogni cosa, ma io so di non avere fatto o detto nulla di male stanotte. Per Giove! L'ira mi annebbia il cervello e sta per sopraffarmi. Ma come? In una città in guerra, ancora inquieta, dove il cuore del popolo è pieno di paure, voi fate scoppiare una rissa per motivi personali. È proprio nel recinto del corpo di guardia che dovrebbe garantire la sicurezza. Inconcepibile. Iago, chi è stato a cominciare? Ma non lo so nemmeno io, signore. Eravamo qui poco fa. Io e Montano stavamo parlando quando è arrivato un tale che gridava, inseguito da Cassio, con la spada in pugno, deciso ad ucciderlo. Allora Montano taglia la strada a Cassio e cerca di fermarlo. Io mi metto a correre dietro a quel tale che gridava per evitare che con le sue grida mettesse in allarme tutta la città, ma quello più lesso di gambe mi sfuggì. E allora io tornai indietro, tanto più che sentivo l'urto delle spade, le bestemmie di Cassio, ma bestemmie tali che mai prima di questa notte io avevo sentito da lui. E benché la mia assenza fosse durata poco, li ho trovati così come li avete trovati voi al vostro arrivo. Ecco, più di questo non saprei che cosa dirvi. Gli uomini sono uomini, e talvolta anche i migliori dimenticano se stessi, ma io sono persuaso che Cassio deve aver ricevuto da quello che scappava un insulto così grave che non era facile tollerarlo. Capisco, Iago. Tu cerchi di sorvolare sui fatti per diminuire la colpa di Cassio. Ispeziona le vie della città e calma coloro che sono stati messi in allarme da questa rissa bestiale. Le vostre ferite, signore, le curerò io stesso. Portatelo via. Cassio, tu sai che ti voglio bene, ma d'ora in poi non sarai più il mio luogotenente. Siete ferito, luogotenente? Sì. E non c'è medico che possa guarirmi. Oh, Dio non voglia. Il mio onore. Il mio onore. Ho perduto il mio onore. Ho perduto quello che vi era di immortale in me. Mi rimane la parte bestiale. Mio onore. Iago. Il mio onore. In fede mia credevo che vi avessero ferito nel corpo, il quale più dell'onore è sensibile alle sofferenze. L'onore, l'onore è una convenzione che spesso si ottiene senza merito.
e si perde senza colpa. Su, su, siate uomo. Siate uomo, ma che diamine. C'è sempre un mezzo per riconquistare la stima del nostro amato generale. Vi ha allontanato così in un momento di collera, una punizione suggerita più dalla prudenza che dalla volontà di danneggiarvi. Voi pensate a uno che bastoni il suo pacifico cane per intimorire un leone minaccioso. Oh, andate da lui, pregatelo e riavrete la sua fiducia. Gli dirò che merito il suo disprezzo e lo pregherò di togliere la sua fiducia a un ufficiale come me, debole, ubriacone, senza cervello. Ubriacarsi, chiacchierare come un pappagallo e attaccar brighe, bestemmiare! Invisibile spirito del vino, se non hai un nome tuo, lasciati chiamare demonio! Ma chi inseguivate con la spada in pugno? Non lo so. Possibile. Ricordo molte cose, ma nessuna con chiarezza. Ricordo la lite, ma non la sua causa. Dio mio, perché? Perché gli uomini si mettono un nemico in corpo per lasciarsi rubare il cervello. Si trasformano in bestie volontariamente. Oh, siete un moralista troppo severo, voi. Sì, considerando il momento, il luogo, la situazione del paese, perché direi che tutto questo non fosse accaduto, ma ormai le cose sono come sono e dunque cercate per il vostro bene di trovare un rimedio. Già, io gli chiedo di darmi il posto e lui mi risponde che sono un ubriacone. No, andiamo, mio caro luogotenente, io credo che voi crediate al mio affetto. Ne sono convinto, signore, convinto. E allora? Proprio io un ubriacone! A voi come a tutti può capitare di ubriacarsi! Che diamine! Su! Su! Ma state tranquillo. Se permettete, vi dirò io quello che dovete fare. La moglie del nostro generale vale quanto il generale. Voglio dire che egli si è completamente votato alla contemplazione delle sue grazie e delle sue virtù. E allora aprite il vostro cuore a lei. È così buona, così generosa, così superiore alle altre. Pregatela con insistenza di riallacciare i legami spezzati fra voi e suo marito. Io sono sicuro, ma scommetto tutta la mia fortuna, che dopo questo contrasto la vostra reciproca stima diventerà più forte che mai. Questo è un buon consiglio. E io ve lo do con affetto e con sincera amicizia. Domattina presto andrò a supplicare Desdemona ad intervenire in mio favore. Se la mia buona stella non mi assiste ora, vuol dire che mi ha abbandonato per sempre. Buonanotte, luogotenente. Buonanotte. Onesto Iago. E chi può dire che io mi comporti da farabutto? Il consiglio che gli ho dato è sincero, onesto, logico. È l'unico mezzo per riavere il favore del Moro. Infatti è facile convincere l'indulgente Desdemona a sostenere una causa giusta. Essa è benefica come gli elementi della natura. Per lei il Moro rinnegherebbe il credo, il battesimo e tutti i sacramenti. E sono dunque un farabutto se consiglio a Cassio la via diritta che lo conduce al suo bene. Potenze dell'inferno, quando i diavoli vogliono spingere qualcuno a commettere i più neri peccati, li rivestono di apparenze celesti, come sto facendo io. E così, mentre quello sciocco credulone comincerà Desdemona
a intervenire in suo favore ed essa difenderà con ardore la sua causa, io verserò il veleno del dubbio nell'orecchio del moro. Gli dirò che essa vuole il ritorno di Cassio per soddisfare le sue voglie segrete. Muterò così la sua virtù in peccato e con la sua stessa bontà tesserò la rete che li avvolgerà tutti. Credetemi, però quanto mi sarà possibile per aiutarti? Fatelo, vi prego, buona signora. Mio marito, vi giuro, soffre di quanto è accaduto come si trattasse di se stesso. Vedrete, riuscirò ad ottenere che tra il mio signore e voi torni l'amicizia di prima. Generosa signora, qualunque cosa avvenga di Michele Cassio, egli resterà sempre il vostro fedele servitore. Lo so e ve ne sono grata. Voi volete bene al mio signore, lo conoscete da lungo tempo. State dunque tranquillo, il suo distacco da voi è una questione di convenienza e non durerà al di là di questi limiti. Senza dubbio, signora, ma questa convenienza potrebbe durare a lungo. Qui, in presenza di Emilia, vi giuro che riavrete la vostra carica. Se faccio una promessa ad un amico, vuol dire che so di poterla mantenere. Non darò più pace al mio signore, lo terrò sveglio come un falco finché non l'avrò addomesticato. Gli parlerò tanto che perderà la pazienza. Ecco il mio signore. Io vado via. Perché? Rimanete a sentire quello che dirò. Non adesso, signora, mi sento a disagio. Venite, signori. Ah, questa non mi piace. Che dici, Iago? Nulla, signore. Cioè, non so. Non era Cassio quello che salutava mia moglie? Cassio? Signore, no, non posso credere che vedendovi arrivare sarebbe filato via come un colpevole. Eppure mi sembrava proprio lui. Già, mio signore. Stavo appunto parlando con uno che era venuto per supplicarvi, disperato di non avere più la vostra benevolenza. Di chi parli? Del vostro luogotenente, mio buon signore. E se io godo di qualche grazia o potere capace di commuovervi, vi prego di riconciliarvi subito con lui. Se egli non vi ama fedelmente, allora vuol dire che non so più giudicare dal viso un uomo onesto. Era così avvilito che mi ha comunicato un po' del suo dolore. E ora io soffro con lui. Suo amore, fatelo chiamare. Non subito, mia dolce Desdemona. Lo farò, ma in un altro momento. Signori, vogliamo andare a ispezionare la fortificazione? Fra poco. Mia dolcezza, lo farò al più presto, per farti piacere. Questa sera c'è. No, questa sera no. Allora pranzo. Ma non pranzerò a casa. Allora domani sera, o la mattina, o il pomeriggio, o la sera di martedì, o mercoledì mattina. Signori, vi prego, andate voi. E tu, Iago, consegna questa lettera al comandante della nave con il mio reverente omaggio al Senato. Poi torna a raggiungermi. Dimmi tu quando, ti prego. Però al più tardi fra 3 giorni. Egli è proprio pentito, sai? Dimmi, Otello, quando potrà venire da te? Senti, direi forse di no o esiterei qualunque cosa tu mi chiedessi? Ma come, proprio per Michele Cassio, che ti accompagnava quando mi facevi la corte, che tante volte ha preso le tue difese quando ti rimproveravo. Oh. Devo insistere tanto perché tu lo riceva. Ascoltami. Basta, basta, ti prego, venga quando vuole. A te non posso negare nulla. Non è una grazia quella che ti chiedo. È come se ti avessi pregato di metterti i guanti, di mangiare, di nutrirti bene, di ripararti dal freddo, di stare, insomma, molto attento alla tua salute. Se mai dovessi chiederti qualcosa che mi desse veramente la prova del nostro amore, essa sarebbe difficile, grave e pericolosa. Non voglio negarti nulla, ma ora ti prego, lasciami solo un momento. Addio, mio signore. Seguite ciò che vi suggerisce il cuore. Io, comunque, vi obbedisco. Creatura esemplare. Oh, la mia anima sia dannata se il mio amore dovesse finire. E quando non l'amerò più, per me ritornerà il caos. Ecco, generale. Sta bene, Iago.
mio nobile signore. Che vuoi, Iago? Quando voi facevate la corte alla signora, Michele Cassio sapeva dei vostri incontri? Certo, ha sempre saputo tutto fin dal primo giorno. Perché me lo domandi? Solo per chiarire un mio pensiero. Nulla di male. Quale pensiero, Iago? Ma non credevo che l'avesse conosciuta prima. Ah, sì. E spesso ci faceva da intermediario. Davvero? Certo. Che c'è di male? Non lo credi un uomo leale? Leale, mio signore? Leale, sì, leale. Per quello che ne so io, mio signore. Ma che cosa pensi? Che cosa penso, signore? Che cosa penso, signore? Leale, mio signore? Cos'è, mi fai l'eco? Tu mi nascondi qualcosa. Poco fa, mentre Cassio salutava mia moglie, ti ho sentito dire «questo non mi piace». Che cosa non ti piaceva? E quando ti ho detto che egli sapeva tutto del mio amore fin dai primi giorni, tu hai esclamato «davvero?» e hai corrugato la fronte, come se tenessi chiuso nel cervello un orribile pensiero. Dimmi, che cosa pensi? In quanto a Michele Cassio, io potrei giurare che è onesto. Anch'io? Credo. Gli uomini dovrebbero essere come sembrano. Potessero invece non sembrare neppure uomini, quelli che non sono come sembrano. Ma certo, gli uomini dovrebbero essere come sembrano. E dunque io credo che Cassio sia un uomo leale. Però c'è qualche altra cosa che tu non dici. Su, via, parla, rivelami i tuoi pensieri. Perdonatemi, signore, benché io vi debba assoluta obbedienza, non sono però obbligato a fare ciò che non si pretende neppure dagli schiavi, rivelare i miei pensieri. Ammettiamo che essi siano vili, malvagi, e chi può essere tanto puro di cuore da non avere un qualche indegno sospetto? Oh, intravedere dovunque il male è stato sempre il vero tormento della mia natura, e spesso immagino colpe del tutto inesistenti. No, no, vi prego, signore, vi prego di non turbare il vostro animo per la vostra serenità e per la mia dignità. È bene che io non vi riveli i miei pensieri. Ma che cosa stai dicendo? Il buon nome, caro signore, sia per l'uomo che per la donna, è il più prezioso gioiello dell'anima. Se uno mi ruba la borsa, mi ruba cosa che ha un certo valore, ma in fondo senza eccessiva importanza. Il denaro era mio, ora è suo, come prima era di mille altri. A chi invece ruba il mio buon nome, mi porta via qualche cosa che non fa ricco lui e impoverisce me. Ah! Tu? No! Guardatevi dalla gelosia, signore. È un mostro dagli occhi verdi che prima gioca col cibo di cui si nutre. Beato quel becco che sa di esserlo e non ama colei che lo tradisce. Ma che vita dannata quella di chi ama e cova il dubbio, di chi sospetta e spasima d'amore. Che angoscia! Ah, buon Dio, salva dalla gelosia tutti coloro che mi sono cari. Sì, ma perché? Perché dici questo? Credi tu forse che io potrei ridurmi a vivere tormentato dalla gelosia, inseguendo i mutamenti della luna sempre con nuovi sospetti? No, no, Iago. Sospettare appena vuol dire essere già convinti. No, certo io non divento geloso se mi vengono a dire che mia moglie è bella, che è buona ospite a tavola, che è affabile nel parlare,
che ama la compagnia, che sa danzare, cantare, suonare bene. Se una donna è virtuosa, queste doti sono ancora più apprezzabili. E sebbene i miei meriti siano pochi, non per questo io potrò dubitare o temere della sua fedeltà. Essa aveva occhi per vedere, eppure ha scelto me. Per quanto, come la natura, quando viene sviata dalle sue leggi. Eh già, questo è il punto. Insomma, per essere chiaro con voi, come spiegarvi intanto il suo rifiuto alle proposte di matrimonio di tanti giovani della sua città, della sua razza, della sua stessa condizione sociale, questo sviarsi dalle tendenze naturali? Si potrebbe fiutare in tutto questo, che so, la corruzione dei sensi, un'immonda depravazione, un modo di pensare contro natura. Insomma, con più saggio giudizio, un giorno o l'altro, ella potrebbe paragonarvi agli uomini della sua patria e magari pentirsi della sua scelta. Addio! Addio! Se scopri qualche altra cosa, fammelo sapere. E incarica tua moglie di tenerla d'occhio. E ora lasciami, Iago. I miei omaggi, signore. Vorrei però scongiurare vostra signoria di non tentare di approfondire troppo queste cose. Il tempo deciderà. Volevo dirvi poi che, sebbene sia giusto che Cassio riprenda il suo posto, e certamente lo occupa con molta capacità e dignità, tuttavia sarebbe meglio tenerlo ancora un po' lontano per qualche tempo, così avrete modo di conoscerlo bene. E soprattutto fate attenzione se vostra moglie vi supplica con insistenza, decisa ad ottenere quello che lui desidera. Così potrete dedurre molte cose, ma per il momento vi prego di considerare le mie paure veramente esagerate, come in fondo ho tutte le buone ragioni di credere. Ancora una volta i miei omaggi, signore. Costui certo ha visto e sa più di quanto non dice. Egli conosce profondamente l'animo umano. Oh, se io dovessi avere le prove che essa è un falco selvaggio, benché i suoi lacci siano le più care corde del mio cuore, come un falconiere io la caccerei lontano da me in balia del vento all'avventura. Forse l'avrei perduta perché sono nero, o perché non so parlare mollemente come un damerino, ma anche questo non conta molto. Oh, maledetto il matrimonio che ci fa considerare nostre queste tenere creature e non le loro voglie. Meglio essere un rospo e vivere nell'umidità di un sotterraneo, piuttosto che dividere con altri la donna amata. Ecco,
Oh, se ella mi tradisce, allora il cielo si fa gioco di se stesso. Io non posso crederlo. E allora, Otello, i nobili isolani da voi invitati vi attendono. Oh, sono proprio imperdonabile. Perché parlate con voce così stanca? Non state bene. Vengo con voi. Che cosa fate voi qui sopra? Non mi rimproverate, ho una cosa per voi. Una cosa per me? Una cosa comune. E quale? Avere una moglie stupida. Oh, è tutto qui? E ora? Che cosa mi darete per quel famoso fazzoletto? Che fazzoletto? Che fazzoletto? Ma quello che il Moro regalò a Desdemona e che tante volte mi avete chiesto di rubarmi. Gli avrai rubato? No, Desdemona lo avrà perduto e io lo racconto. Sei proprio una brava ragazza. Dove, dammelo. No. Che cosa le volete fare? Mi avete chiesto con tanta insistenza di rubarlo. Cosa ti importa di saperlo? Avanti, dammelo! Ecco. Se il motivo non è importante, ridatemelo! Povera signora, sarà disperata quando si accorgerà di averlo perduto. Ma che tu dici di non sapere niente, vattene! Via! So io quello che devo farne. Lascerò cadere questo fazzoletto in casa di Cassio. Ed egli lo troverà. Inezie e leggere come l'aria diventano per i gelosi prove indiscutibili, come le testimonianze delle sacre scritture. Questo servirà. Il mio veleno agisce. E il Moro sta già cambiando di colore. Papavero, né la mandragora, né tutti i sonniferi del mondo potranno ridarti il dolce sonno che fino a ieri era tuo. Mi ha tradito. Meglio essere davvero ingannato che avere soltanto un dubbio. E che importanza avevano per me le sue ore furtive di piacere? Non le vedevo, non le immaginavo, non mi tormentavano. La notte dormivo, libero, felice. Sulle sue labbra non trovavo i baci. Anche se tutto il mio esercito avesse goduto il suo dolce corpo, io sarei stato felice non sapendolo. Ma ora addio, felicità. Addio, pensieri sereni. Eroiche battaglie che fanno diventare virtù l'ambizione.
Addio, rullare di tamburi, mitrire di destrieri, trombe incitanti, stendardi regali. Addio, orgoglio, parate. E tutto ciò che era la gloria della guerra, la missione di Otello, è finita. Mi dispiace sentire queste cose. Miserabile, provami che il mio amore a una donna disonesta, dammene una prova tangibile, o per la salvezza dell'anima mia sarebbe stato meglio che tu fossi nato cane piuttosto di dover affrontare la mia collera. Ma siamo già a questo punto. Fammi vedere coi miei occhi. Dammi una prova che non abbia un gancio, un anello a cui attaccare il minimo dubbio. Ma mio signore! Se la tua è una calunnia che mi ha messo alla tortura, rinnega la tua fede, soffoca ogni scrupolo, accumula sul capo dell'orrore altri orrori, nulla, nulla di più tremendo di quello che mi hai fatto potrai aggiungere per la tua dannazione. Misericordia! Ma siete uomo voi? Avete anima e intelligenza. Riprendetevi pure la carica che mi avete affidata, poveri idiota che io non sono altro, mondo infame, prendi nota. Prendi nota quanto è pericoloso essere onesti. Vi ringrazio di questi insegnamenti. Rimani! Tu devi essere onesto. Dovrei invece essere scaltro. Mondo cane, credo che mia moglie mi sia fedele e nello stesso tempo credo che non lo sia. Credo che tu sia onesto e non lo credo. Voglio delle prove, delle prove, delle prove. Il suo nome era puro, come il viso di Diana, e ora è sporco e nero come la mia faccia. Se esistono ancora corde, coltelli, veleni, fuoco, fiumi che travolgono, io non sopporterò tutto questo, ma devo averne la certezza. Vedo, signore, che la gelosia mi divora e mi pento di essere stato io a provocarla. Vorreste averne la certezza? Vorrei, la voglio. Ma quale certezza? Vorreste avere, vorreste forse come un volgare spione assistere a bocca aperta mentre no! Lui è... No! No! Sarebbe molto difficile. È penoso farvi rivedere in una situazione simile. Voglio una prova concreta della sua infedeltà. Insomma, questo incarico mi piace poco. Ma ormai sono così dentro in questa storia che, spinto dal mio stupido affetto e dalla mia onestà, voglio andare fino in fondo. Ecco, qualche sera fa, io ho dovuto dormire insieme con Michele Cassio, ma un terribile mal di denti mi impediva di prendere sonno. Certuni hanno l'anima proprio sulle labbra, e Cassio è uno di questi. Nel sonno io lo sentivo dire: Desdemona, Desdemona, bisogna essere prudenti, nascondere il nostro amore. Poi mi afferrava una mano e stringendomela sospirava: dolce, soave creatura, e mi baciava con violenza, come se avesse voluto strapparmi le labbra con tutte le radici. Poi mi premeva una gamba sulla coscia e urlava: maledetto, maledetto destino che ti ha dato al moro! Orribile! Non era che un sogno. Un indizio sicuro. Devo consolidare altre prove. Io la farò a pezzi. No, no, vi prego, signore, siate ragionevole. Non sappiamo ancora nulla di certo, potrebbe anche essere innocente. No. Ma ditemi piuttosto, signore, avete voi mai visto in mano a vostra moglie un fazzoletto con delle fragole ricamate?
Sì. Gliene ho dato io uno così. Fu il mio primo regalo. Ma questo io non lo sapevo, ma oggi ho visto Cassio che con un fazzoletto simile si asciugava la barba. Fosse quello. Quello o un altro, purché suo, sarebbe una nuova prova contro di lei. Ma vorrei che quella schiava avesse migliaia di vite. Una è poco, è breve per la mia vendetta. Ora mi rendo conto della realtà. Ecco, Iago, in un soffio io disperdo nell'aria il mio folle amore. Così, svanito! Ed ora, nera vendetta essi dalla tua oscura tana, e tu, amore, cedi all'odio tiranno la corona e il trono che avevi nel mio cuore. Gonfiati petto della lingua di serpente di cui sei pieno. Calmatevi. Sangue. Calmatevi, il vostro anima potrebbe ancora mutare. Mai, Iago, mai. Come la corrente gelata del Mar Pontico corre diritta verso l'Ellesponto, così i miei pensieri di sangue non torneranno mai indietro, e soltanto una giusta, una piena vendetta li potrà inghiottire. Ora, con la stessa devozione con cui si pronunzia un sacro voto, giurando sul cielo lucente, io impegno la mia parola. No. Non alzatevi ancora. Astri che splendete eterni nel cielo, siate testimoni. Elementi che ci circondate, siate testimoni che Iago dedica la forza del suo ingegno, delle sue mani, del suo cuore al servizio di Otello, ingiustamente tradito. Obbedirò con scrupolo ad ogni suo comando, anche se fossi costretto a spargere del sangue. Fin da questo momento io ti metto alla prova. Fa che entro 3 giorni tu mi possa dire: Cassio è morto. Sarà fatto come volete. Considerate già morto il mio amico. Ma non toccate Desdemona. Maledetto. Voglio trovare un rapido mezzo di morte per quel demonio. Così amabile. Vieni, Iago. Vieni. Ora sei tu il mio luogotenente. Vostro. Per sempre. Dove avrò perduto il mio fazzoletto, Emilia? Non lo so, signora. Credimi, avrei preferito perdere una borsa piena di scudi. Se il nobile Moro non fosse privo di sciocche gelosie, basterebbe questo a fargli nascere dei sospetti. Perché? Non è geloso? Credo che il sole della terra dove è nato abbia prosciugato in lui questi umori. Ah. Come state, mio signore? Bene, mia dolce Desdemona. E voi, come state? Bene, mio caro signore. Insolice cantate il Com'è morbida questa mano? Non ha ancora sentito il peso degli anni e ignora il dolore.
segno di fecondità e di cuore generoso. Come è calda, calda e morbida. È una mano che dovrebbe essere privata della libertà, che ha bisogno di preghiere, digiuni, devoti esercizi, perché nasconde un diavoletto focoso, facile alle ribellioni. Una mano buona, insomma, e leale. Potete giurarlo? Fu questa mano a concedervi il mio cuore? Una mano generosa. Un tempo era il cuore a concedere la mano. Oggi, invece, nella nuova araldica ci sono solo le mani e non più i cuori. Non me ne intendo. Ora però volevo ricordarvi la vostra promessa. Quale promessa? Ho fatto avvertire Cassio di venire qui a parlare. Prestami il tuo fazzoletto. Eccolo, mio signore. No, dammi quello che ti ho regalato. Non l'ho qui. No? No, mio signore. Molto male. Mia madre ebbe quel fazzoletto da una zingara egiziana. Una maga che sapeva leggere nel pensiero. Nel darglielo, la maga le aveva detto che finché l'avesse portato con sé, quel fazzoletto l'avrebbe fatta apparire sempre desiderabile. Ma se l'avesse perduto, o regalato, sarebbe divenuta odiosa agli occhi di mio padre. Mia madre, morendo, lo diede a me. E mi fece promettere che se mi fossi sposato l'avrei dato a mia moglie. Così ho fatto. Abbiatene cura. Tenetelo caro come i vostri occhi. Perderlo o regalarlo sarebbe una sventura irreparabile. Possibile. Nel suo tessuto c'è una virtù magica. Una sibilla lo ha ricamato durante un'estasi profetica. E i bachi che ne avevano fatta la seta erano sacri. Dov'è? Tenetelo dunque con molta cura. Io volessi allora che non l'avessi mai veduto. Perché non l'hai più? Parla, l'hai perduto? No, non è perduto. Ma se anche lo fosse... Come? Vi dico che non l'ho perduto. Lo voglio vedere. Questa è una scusa per sviare la mia domanda. Vi prego, ridate a Cassio il suo grado. Andate a prendere il fazzoletto. Non troverete mai un uomo più capace di lui. Il fazzoletto. Vi prego. Il fazzoletto. Ha diviso con voi tanti pericoli. Il fazzoletto! Siete ingiusto. Basta! Io non l'ho mai visto in questo stato. 1 o 2 anni non bastano per conoscere un uomo. Gli uomini sono soltanto stomaco e noi donne per loro siamo solo cibo. Ci mangiano avidamente, quando sono sazi ci rigettano. Ma ecco Cassio e mio marito. Ebbene Cassio, c'è qualche novità? Devo farvi sempre la stessa preghiera, signora. Vi supplico, aiutatemi. Solo col vostro prezioso aiuto potrò riconquistare l'affetto di Otello. Non posso rimanere in questa incertezza. La mia difesa non trova un'atmosfera favorevole in questo momento. Il mio signore non sembra più lo stesso. Vi prego, abbiate ancora un po' di pazienza. Quello che potrò fare per voi lo farò. Come? Il mio signore è in collera? È andato via in questo momento ed era molto agitato. Com'è possibile? Se è in collera, avrà le sue buone ragioni. Andrò a cercarlo. Andate da lui, vi prego. Forse si tratta di un affare di Stato, o una notizia giunta da Venezia, o un intrigo scoperto qui a Cipro. Sì, sì, è proprio così. Oh, Emilia, merito il tuo disprezzo. Che guerriera ribelle io sono. Mi sono permessa di accusare Otello per la sua scortesia e ora mi accorgo di averlo accusato ingiustamente. Pregate il cielo che si tratti di un affare di Stato come voi pensate e non di un sospetto, di un'ombra di gelosia nei vostri confronti. Cosa dici?
Io non gli ho mai dato motivo per il minimo sospetto. Ma gli uomini gelosi non bastano simili risposte. Essi non sono mai gelosi per un motivo. Sono gelosi perché sono gelosi. Andiamo a cercare. Cassio, voi intanto aspettatemi. Ringrazio umilmente vostra signoria. Salute! Amico mio. Ehi, come state, mia bellissima Bianca? Venivo proprio a casa vostra, amore mio. E io venivo da te, Cassio. No. Ma come? Sei stato lontano da me una settimana. 7 giorni e 7 notti, 168 ore. E per gli amanti le ore di solitudine sono 160 volte più lunghe di quelle dell'orologio. Perdonatemi, Bianca, in questi giorni sono stato angosciato da gravi pensieri, ma cancellerò il mio debito di assetto. Guardate. Di dove viene questo fazzoletto, Cassio? È il ricordo di una nuova amica? Ma su, gettate in faccia al diavolo che ve li ha suggeriti i vostri meschini sospetti! E allora di chi è? Non lo so, l'ho trovato nella mia camera. Su, prendetelo e lasciatemi su. Ma non lasciate, perché? Aspetto il generale, non credo sia opportuno che mi veda in compagnia di una donna. Perché, scusa? Non certo perché non vi ami! Certo, proprio perché non mi ami! Accompagnami per un po' di strada. E dimmi se almeno stasera ti vedrò. Posso accompagnarvi solo per qualche passo, devo aspettare qui, ma ci vedremo presto! Via, andiamo! Vengo, vengo! Non mi resta che rassegnarmi. Iago. E voi lo credereste? Perché no, Iago? Tu mi hai detto. Ed è un pensiero che continua a girarmi nella mente come il corvo del malaugurio sulla casa dell'appestato. Tu mi hai detto che gli aveva il mio fazzoletto. Beh, con questo. E allora che cosa sarebbe successo se io vi avessi detto di aver visto Cassio mentre vi tradiva, o che gli ho sentito raccontare... Allora ha parlato. Beh, sì, ha detto qualche cosa. Che cosa ha detto? Di essere stato... non so dove. Dove? Parla. Con lei. Con lei. Sì, a giacere. Con lei. Con lei. Il fazzoletto. Il fazzoletto. Farlo confessare... e poi impiccarlo. No, no, prima la forca e poi la confessione. Io tremo a questo pensiero, ma una passione così torbida non poteva nascere senza una precisa volontà. Non sono le parole che mi fanno paura. Dio, Dio, che schifo. Fazzoletto, labbra, nasi, orecchie. E ha parlato! Oh, demonio! Agisci, mio veleno, agisci. Mio signore, mio buon signore, dico. Otello. Che succede? Il mio signore ha avuto un attacco epilettico. È già il secondo da ieri. Bisognerebbe strofinargli le tempie. No! Meglio di no. Lasciamo che l'assopimento segua il suo corso regolare. Altrimenti comincia a perdere bava dalla bocca e si scatena con furia selvaggia. State a sentire, Cassio. Allontanatevi un momento. Quando sarà andato via, vi prego di ritornare perché vorrei parlarvi di una cosa di una certa importanza. Signore, mio signore, su, su, signore, come state? Come vi sentite, generale? Avete forse battuto la testa? Ti prendi gioco di me? Oh, prendermi gioco di voi? Ma che cosa dite mai? Per carità, cercate piuttosto di essere forte nella sventura. Un uomo tradito è un mostro. Una bestia. E allora, una grande città rigurgita di mostri e di bestie. Su, su, siate uomo. Pensate quanti uomini con tanto di barba e sono milioni. Ogni notte entrano nei loro letti convinti di esserne i soli padroni. Ma la vostra situazione è diversa. Io, per esempio, vorrei conoscere tutta la verità. E così, sapendo quello che sono, saprei poi quello che dovrei fare. Ora, state a sentire. Nascondetevi in qualche angolo. Mentre eravate svenuto, vinto dalla disperazione,
una debolezza indegna di un uomo come voi. C'è stato qui Cassio, ma io l'ho mandato via, però mi ha promesso che sarebbe tornato fra poco per parlare con me. Allora voi nascondetevi e osservate i sorrisi ironici, i segni di disprezzo che appariranno sul suo viso mentre io gli farò ripetere tutto quello che ci interessa, cioè dove, come, quando egli ha avuto e deve ancora avere rapporti intimi con vostra moglie. Ma calma, vi raccomando. Ascoltami bene, Iago. Io dimostrerò di essere l'uomo più cauto e paziente che ci sia, ma anche, ascoltami bene, anche il più sanguinario. Giusto, giusto, ma ogni cosa a suo tempo. Ora nascondetevi. Cassio! Va bene? È andato via. Dunque, come va? Come va, mio caro luogotenente? Ah, molto male se mi date il titolo che non ho più, senza il quale mi manca la vita. Ma insistete, insistete presso Desdemone, state tranquillo che lo riavrete. Certo, se tutto fosse nelle mani di Bianca, sarebbe presto fatto. Non ho mai visto una donna così innamorata. Ah, poverina, credo che mi ami veramente. Eh sì, ma va in giro a dire che... E la volete sposare, vero? Io? Ma dite sul serio? Mi credete un impostore? È un'idea che si è messa in testa quella scimmia. Mi dà la caccia dovunque. L'altro giorno... Che ha fatto? Stavo con degli amici sulla riva del mare. Quando spunta quella stupida... Potessi perdere una mano se non è vero. Mi butta le braccia al collo, si aggrappa, si stringe, si mette a piangere. E poi spingendomi mi porta via con sé. Accidenti, però fino all'altra volta. Oddio, ma che vuole? È una vera persecuzione. Il diavolo e sua madre dovrebbero perseguitarmi. Andiamo, via. Riprenditi il tuo fazzoletto. Sono stata una bella stupida a prenderlo. Sarà il regalo di qualche schifosa. Bianca! Se vuoi venire a cena con me stasera ti aspetto. Altrimenti vieni quando vuoi. Tieni, dalla la tua nuova cavallina donna. Bianca, sei dietro. Per forza, se non voglio. Cenerete con lei questa sera? Penso di sì. Allora può darsi che io vi raggiunga. Più tardi, arrivederci. Bianca! Come devo ucciderlo, Iago? Avete visto? Avete visto come rideva della sua tristezza? Iago. Fazzoletto. Il mio. Però che razza di riguardo che ha per vostra moglie. Ve la sciocca gli regala il fazzoletto e lui lo va a dare alla sua gang. Io vorrei impiegare 9 anni nell'ucciderlo. Una donna così gentile, così dolce, così bella. Sì, ma ora non mi resta che dimenticarla. Che muoia e marcisca stanotte. Il mio cuore è diventato di pietra. Lo batto e sento male alla mano. Ma il mondo non ha una creatura più dolce di lei, degna di stare al fianco di un imperatore e di comandarlo. No, signore, non è questa la via da seguire. Svergognatela pure, ma io posso almeno dire com'è. Così delicata nei lavori di ricamo, musicista mirabile, col suo canto ella ammansirebbe anche un orso. E che grande, nobile intelligenza, che fantasia. Sì, ma appunto per questo più colpevole. Mille volte più colpevole. Un'anima così tenera. Anche troppo. È vero, è vero. Però che peccato, Iago. Oh, Iago, che peccato. Iago. Se vi intenerite tanto alle sue colpe, lasciatela fare. Se non offende voi... Procurami un veleno, Iago. Sarà per questa notte. Io non scenderò a spiegazioni con lei, per paura che il mio cuore non sia pronto e si intenerisca ancora davanti alla sua bellezza. Questa notte, Iago...
No, no, il veleno non ve lo consiglio. Strangolatela nel suo letto, nello stesso letto che ha profanato. Buona la tua idea. Secondo giustizia. E mi piace. Quanto a Michele Cassio, lasciate fare a me. Avrete notizie precise prima di mezzanotte. Dio vi protegga, valoroso generale. Vi ringrazio di tutto cuore, signore. Vi porto il saluto del doge e dei senatori di Venezia. Bacio la lettera che reca i loro ordini. Siate il benvenuto a Cipro, signore. Vi ringrazio. Come sta il luogotenente Cassio? Vive. I rapporti fra Cassio e mio marito sono stati interrotti bruscamente. Sono certa che riuscirete a farli riconciliare. Ne siete certa? Mio signore. Dicevate che il generale e Cassio hanno avuto dei contrasti? È doloroso, ma è così. Farei qualunque cosa pur di vederli riconciliati. Fuoco e zolfo! Mio signore! Può darsi che la lettera l'abbia turbato e l'ordine del suo richiamo a Venezia. Ne sono contento. Io sono contento di vedervi pazzi. Ma che demonio! Io non merito questo. Nessuno crederebbe vero una cosa simile a Venezia. Demonio, demonio. Se la terra potesse essere fecondata da lacrime di donna, da ogni loro lacrima nascerebbe un coccodrillo. Via di qui. Certo, se la mia presenza vi offende. Nipote, vi supplico di richiamarla. Signora, che volete da lei? Io? Sì. Non mi avete chiesto di farla tornare? Essa può tornare, signore. O può tornare e andarsene e tornare ancora. Può piangere e continuare a piangere. Perché è obbediente, signore, è obbediente. È molto. Obbediente. Riguardo a questa lettera, che finta commozione. Riguardo a questa lettera, mi si ordina di tornare a Venezia. Andate via voi, vi farò chiamare fra poco. Io obbedisco all'ordine, signori, e torno a Venezia. Andate via di qui! Torno a Venezia! Cassio assumerà il mio posto! E stasera vi prego, signori, venite a cena con me e siate i benvenuti a Cipro. E questo sarebbe il valoroso Moro. Il nostro senato giudica un uomo straordinario, incrollabile davanti alle passioni. E dove sono le salde virtù che non si lasciano scalfire dai colpi della sventura? E ora è molto cambiato. Ma la sua mente è sana. È quella che... Ma sempre così? Vi prego, signore, risparmiatemi la fatica di parlare. Io non posso esprimere un giudizio su come dovrebbe essere, ma voglio il cielo che lo diventi. Mi addolora di essermi sbagliato sul conto suo. E così non avete visto mai niente voi? No, non ho sentito né sospettato niente. Però avete visto Desdemona insieme con Cassio? Sì, ma non c'era niente di male, vi assicuro che ho sentito ogni loro sillaba. Non parlavano mai a bassa voce? Mai, mio signore. E non vi hanno mai pregato di allontanarvi? Mai. Nemmeno con un pretesto qualsiasi. Che so, di andare a prendere il ventaglio o la maschera o qualche altra cosa. Mai, mio signore. Strano. Ma io sarei pronta a giocarmi l'anima. Che Desdemona è innocente! Se qualche farabutto vi ha messo in testa dei sospetti, che Dio lo ricompensi con la maledizione del serpente! Se essa non è onesta, pura e fedele, allora non esiste alcun marito felice. La più pura delle mogli al suo confronto è sporca come la calunnia! Andate, ditelo di venire qua. Questa donna parla anche troppo. Ma sarebbe una ruffiana da poco se non conoscesse il suo mestiere. Furbissima, piena di schifosi segreti. Eppure a volte l'ho vista io stesso, mentre pregava in ginocchio. Che cosa volete, mio signore?
Venite qua, bambina mia. Che cosa desiderate? Voglio guardarvi bene in faccia. Fissatemi negli occhi. Perché questa strana idea? E voi, signora, fate il vostro mestiere. Lasciate soli questi due peccatori e chiudete a chiave la porta. E se venisse qualcuno, tossite forte. Il vostro mestiere, no? Il vostro mestiere! Che significano le vostre parole? Ve lo chiedo in ginocchio. Vi prego, rispondetemi. Io sento un'ira terribile nelle vostre parole e non riesco a capirle. Dimmi. Dimmi. Che cosa sei tu? Vostra moglie, mio signore. Una moglie onesta e leale. Giuralo. Giuralo. E così ti dannerai. E siccome i diavoli, credendoti un angelo, avranno paura di afferrarti, dannati due volte. Giura ancora che sei onesta. Il cielo senza dubbio lo sa. Il cielo senza dubbio sa che sei falsa come l'inferno. Falsa, mio signore! E con chi, come? Desdemona! Basta! Basta! Perché piangete? Per colpa mia, signore. Credete sia stato mio padre a farvi richiamare a Venezia? Se egli per voi non esiste, non esiste più, nemmeno per me. Fosse piaciuto al cielo di mettermi alla prova con ogni sorta di sventure. Io avrei trovato in un angolo del mio cuore un'ombra di pazienza. Ma voi avete fatto di me l'immagine ideale su cui il nostro tempo di scherno punta il suo dito continuamente. E avrei sopportato bene anche questo. Molto bene. Ma essere strappato dagli affetti di cui aveva fatto tesoro il mio cuore, da ciò per cui vale la pena di vivere o morire, la sorgente stessa dalla quale deve scorrere la mia vita per non inaridirsi, esserne allontanato, doverla considerare un pantano dove si accoppiano e nascono luridi raffi, muta colore, pazienza, giovane cherubino dalle labbra di rosa, prendi un aspetto pauroso come l'inferno. Il mio nobile signore non mi crede pure. Sì, come le mosche d'estate nei macelli che nascono fitte ronzando dalla stessa putrefazione. Oh, fiore selvatico, così amabilmente bello, di così soave profumo che tormenti i sensi, che tu non fossi mai nato. Quale peccato involontario ho commesso? Quale peccato hai commesso? Questa bella carta, questo magnifico libro d'amore, fu forse fatto per scriverci sulla parola donnaccia? Quale peccato hai commesso? Se dovessi parlare dei tuoi peccati, le mie guance diventerebbero roventi come fucine. Quale peccato hai commesso? Enumerando le tue colpe, la luna abbassa le palpebre, il vento osceno che bacia ogni cosa al passaggio sta rintanato nelle viscere della terra per non sentirne parlare. Quale peccato hai commesso? Spudorata donnaccia! Siete ingiusto con me! Non siete una donnaccia? No! No! Com'è vero che sono cristiana? Di aver serbato il mio corpo e il mio signore significa non essere una! Io non sono! Non siete una donnaccia! No! Lo giuro sulla mia salvezza eterna! Allora vi devo chiedere perdono, perché vi avevo scambiata per quella scaltra donnaccia di Venezia che ha sposato il moro. E ora voi, signora, voi che al contrario di San Pietro custodite la porta dell'inferno, dico a voi, abbiamo finito qua! Eccovi la ricompensa per le vostre fatiche! Chiudete a chiave la porta adesso! E silenzio! Silenzio! Ma cos'è accaduto al mio signore?
E chi è il tuo signor? Il vostro? Io non ho più alcun signore. No, non chiedermi nulla, Emilia, non riesco a piangere. E non potrei risponderti che con le lacrime. Ti prego, stasera preparami il letto con le lenzuola delle nozze. Non dimenticarmi. E avverti tuo marito di venire qui. Forse è giusto che egli mi tratti così. Ma che cosa ho mai potuto fare? Io non meriterei da Otello neanche il più lieve rimprovero per una colpa anche minima. Quelli che gli insegnano ai bambini usano le buone maniere e non li caricano di compiti difficili. Egli avrebbe dovuto rimproverare anche me con indulgenza, perché io non merito che i rimproveri da bimba. Che cosa è successo, signora? Ah, Iago, il Moro l'ha coperta di insulti, chiamandola... Io merito quel nome. Quale nome, mia nobile signora? Ma forse ha rinunciato a tanti splendidi partiti, al padre, alla patria, agli amici, per sentirsi dare della donnaccia. E come gli è venuta quest'idea? Io posso essere impiccata se chi ha inventato questa calunnia non è un mercenario intrigante per ottenere qualche favore. No, ma non esistono uomini simili, è impossibile. E se esistono, che Dio li perdoni. Li perdoni la forca e l'inferno roda le loro ossa. Ma chi sarebbero i suoi amanti? E dove, quando, come? No, il Moro è stato ingannato da qualche vile farabutto, da qualche volgare mascalzone! Oh, parla sottovoce! Svergognati! E fu uno di questi, scommetto, a farvi dubitare che ci fosse qualcosa fra me e il Moro! Zitta, stupida! Che cosa devo fare per riconquistare il mio signore? Io lo giuro sulla luce del cielo, non so come l'ho potuto perdere! Che io non abbia più pace! Se la mia volontà con parole, pensieri, azioni ha offeso il suo amore, se gli occhi, le orecchie e tutti i miei sensi provarono piacere vedendo un altro uomo, se io non amo Otello come l'ho sempre amato e sempre l'amerò con tutta la mia tenerezza, la crudeltà può molto. Ma la sua crudeltà può solo distruggermi la vita, non diminuire il mio amore. Oh, calmatevi, signora mia, calmatevi, vi prego. Non piangete, non pi... Ma guarda un po' che razza di giornata. Adesso se la prende con voi perché è preoccupato dagli affari di Stato. Forse solo per questo. Ma non c'è altro, ve lo giuro, non c'è altro. Ecco, questi segnali annunciano la cena. Su, allegra, signora mia, allegra. Che tutto andrà bene. Iago, tu non hai agito lealmente con me. Ogni giorno mi rimandi con qualche nuovo pretesto. Non intendo sopportare più a lungo questo stato di cose. Non so, ma voglio che tu mi renda conto di ciò che finora ho subito stupidamente. Ho consumato tutte le mie ricchezze. Con la metà dei gioielli che t'ho dato perché tu le offrissi per me a Desdemona, si sarebbe potuto corrompere una monaca, ma io non vedo niente. Va bene. Eh no, non va bene affatto. Comincio a credere di essere stato truffato. Benissimo. Ti ripeto che non va né bene né benissimo. Cercherò di parlare a Desdemona. Se mi restituirà i gioielli, smetterò di farle la corte e mi scuserò con lei di averla importunata. Altrimenti chiederò soddisfazione a te. Puoi stare sicuro. Avete finito? Sì. Qua la mano. Ah! Finalmente! Vedo che avete del coraggio! Ebbene, datene la prova questa notte. E che cosa dovrei fare? È una cosa ragionevole? Una commissione è arrivata da Venezia per affidare a Cassio la carica di Otello. Allora Otello torna a Venezia? No, Otello va in Mauritania insieme con la sua bella Desdemona, naturalmente se non sarà trattenuto qui da qualche... avvenimento imprevisto. E nulla vi sarebbe di più decisivo che togliere di mezzo Cassio. Che cosa intendi dire con quel togliere di mezzo? Rendergli materialmente impossibile di occupare la carica del Moro.
E io dovrei far questo. La morte di Cassio è indispensabile, Roderigo. Voglio maggiori spiegazioni su questa affare. Le avrete. Questa notte Cassio cenerà con una sua amica. Ci sarò anch'io. All'una con voi. Ti prego, slacciami. Ha detto che tornerà presto. Mi ha dato l'ordine di andare a letto. Vorrei che non l'aveste mai conosciuto. Io no. Io di lui amo tutto. E anche l'asprezza, i rimproveri, il malumore sono per me segni di attenzione, di benevolenza. Ho messo nel letto le lenzuola che desideravate. Già. Ma non ha importanza. Dio mio, che strani pensieri ci vengono talvolta. Se dovessi morire prima di te, avvolgimi in uno di quei lenzuoli. Via, via, che discorsi. Mia madre aveva una cameriera che si chiamava Barbara. Questa Barbara era innamorata, ma l'uomo che essa amava un giorno commise la follia di abbandonarla. Barbara cantava spesso la canzone del salice, una vecchia canzone che esprimeva bene un destino simile al suo. E morì cantandola. Quella canzone non vuole andarmi via dalla mente. A stento riesco a non piegare il capo da un lato e cantarla, come faceva la povera Barbara. Metti via queste cose. Vado a prendervi la camicia da notte. Lodovico è un bell'uomo. Ah, è proprio bello. E parla molto bene. Conosco a Venezia una signora che sarebbe andata a piedi nudi fino in Palestina pur di essere sfiorata dal suo labbro. Sbrigati, fra poco Otello sarà qui. E dolcemente orrivo accompagnava il nave. No, no, mi pare che questo verso venga dopo. Chi bussa? Ma è il vento. Il salice canta. Mi bruciano gli occhi. Forse significa che dovrò piangere. Oh, ma non vuol dire niente. L'ho sentito dire. Questi uomini. Dimmi, Emilia, credi tu in coscienza che esistano donne capaci di ingannare i propri mariti? Altro che. E tu faresti una cosa simile per diventare padrona del mondo? E voi non lo fareste? Io no. Te lo giuro alla luce del sole. Beh, alla luce del sole nemmeno io. Al buio, semmai. Dunque faresti una cosa simile per diventare padrona del mondo? Il mondo è una cosa enorme. È un gran compenso per un piccolo peccato. Io credo invece che tu non lo faresti. Oh no, invece io credo che lo farei e poi una volta fatta sarei anche capace di disfarla. Ma certo, non farei una cosa simile per un anello di poco prezzo, qualche pezza di lino, dei vestiti, dei cappelli, non so, o altri miseri regali. Ma per essere padrona del mondo. Ehi, ma chi non lo tradirebbe il proprio marito per farlo diventare re? Beh, io andrei al purgatorio. Che io sia maledetta se commettessi un simile peccato in cambio del mondo intero. Ma via, il peccato degli uomini è peccato del mondo. Il vostro sarebbe un peccato del mondo che ormai vi appartiene e quindi da voi stessa facilmente perdonabile. Non credo esistano donne simili. Ma ce ne sono a dozzine. Tante da riempire tutto il mondo per il quale hanno tradito. No, no, ma io credo che se le mogli tradiscono, la colpa è dei loro mariti. Perché versano i tesori che ci spettano in altri grembi e poi smaniano per la gelosia e ci tengono prigioniere. O ci picchiano e per dispetto ci riducono il denaro che ci davano prima. Anche noi abbiamo il fiele. E benché non ci manchi qualche virtù, siamo capaci di qualche vendetta. E sappiano i mariti che le loro mogli hanno esattamente come loro tutti i sensi. Vedono, sentono, hanno il palato per distinguere il dolce dall'amaro proprio come i loro mariti. Perché allora vanno con altre donne? Per passatempo? Credo di sì. O spinti dalla passione? Beh, credo anche questo. O li fa peccare la debolezza umana? Anche questo deve essere vero.
E non abbiamo anche noi passioni, desideri di passatempi e debolezze? E dunque cerchino di trattarci bene. Ecco qua. Ecco. Buonanotte. Buonanotte. Che Dio m'aiuti a non imparare il male dal male, ma a ricavarne buoni insegnamenti. Il salice canta. Qua fra poco verrà. Tieni pronta la spada, non aver paura di nulla. Io starò al tuo fianco. Stammi vicino, potrei sbagliare il colpo. Ti starò vicinissimo, coraggio. È solo un uomo di più che se ne va. Fuori, spada mia. Ho continuato a punzecchiare questo bubone fino ad irritarlo. Ed ora sei infiammato. Che Roderigo uccida Cassio, che Cassio uccida Roderigo. O che si ammazzino tutte e due, io ne avrò sempre un vantaggio. E così sia. Sei spacciato! Il tuo colpo poteva essere mortale! Prova il mio! Aiuto! Aiuto! Sentite, un lamento. Chi è che grida aiuto? Aiutatemi, per l'amor di Dio! Luogotenente Liotelli! È proprio lui, un bravissimo soldato! Gli assassini mi hanno aggredito! Luogotenente, chi è stata a colpirmi? Non deve essere lontano di qui, non credo possa fuggire! Hanno fatto le... Arabutte! No, maledetto diavolo! Luce, luce! Fatemi un po' di luce! Ma dove diavolo ho visto la faccia di quest'uomo? Ma non è... È Roderigo! Roderigo? Quello di Venezia! Sì, quello di Venezia! Perché lo conoscevate voi, signore? Lo conoscevo, ma certo. Assassinare la gente al buio. Come vi sentite, Cassio? Ho una gamba rovinata. Cosa è successo? Cassio! Ah, eccola qua, signori. Ho il sospetto che questa farfalla abbia preso parte all'aggressione. Avanti, portatelo via. E voi non affannate inutilmente. Ascoltatemi, Cassio, quell'uomo che hanno ucciso. Era mio amico, c'era qualche motivo di rancore fra voi due. Nessuno, non lo conoscevo nemmeno. Restate qua, ma guardate, signore, guardate la paura nei suoi occhi, eh. La colpa parla anche senza l'uso della lingua. Ma cos'è accaduto? Cos'è accaduto? Cassio è stato aggredito al buio da Roderigo e da altri. Povero signore. Ecco che cosa si guadagna a frequentare le donnacce. Dove ha cenato, Cassio? Questa notte. Ah, voi tremate queste parole. È venuto a cena da me. Ma non temo per questa ragione! No, è venuto a cena da voi! È venuto a cena da voi, allora le circostanze l'accusano! Vergognati, donnaccia! Non sono una donnaccia! Sono una donna onesta, presto, come voi che mi insultate! Vergognati! Presto! E due miglia fuori subito alla cittadella ad avvisare il padrone, la padrona di quello che è accaduto! Sì. Io andrò in cerca del medico, del generale! Questa è la notte che mi porterà in alto. O mi farà precipitare. C'è una ragione. C'è una ragione, anima mia. Ma a voi non la dirò. Purissime stelle. C'è una ragione. Non voglio spargere il suo sangue. Voglio lasciare intatta la sua pelle
più bianca della neve, più liscia dell'alabastro. Ma deve morire, o continuerà a peccare con altri uomini. Prima spegnerò questa luce, e poi quest'altra. Quando avrò spento te, portatrice di fuoco, se mi pentissi potrei sempre riaccenderti. Ma una volta spenta la tua luce, magnifica opera della perfezione della natura, dove trovare il fuoco di Prometeo capace di riaccenderti? Quando ti avrò colta, rosa, io non potrò più ridarti la linfa vitale e certamente appassirà. Voglio sentire ancora il tuo odore sulla pianta. O alito profumato, convinceresti quasi la giustizia a spezzare la sua spada. Un altro bacio? Resta così nella morte. Ti ucciderò e ti amerò ancora. Un altro bacio. L'ultimo. Mai dolcezza fu così fatale. Otello? Sì. Sono io, Desdemona. Venite a letto, mio signore. Avete pregato questa notte? Sì, signore. Se ricordate qualche peccato del quale la grazia divina non vi abbia assolta, pregate che vi sia perdonato. Ahimè, signore, che intendete dire? Fa quello che ti dico e presto. Io non voglio ucciderti senza che la tua anima sia preparata. No, non voglio uccidere la tua anima. Parlate di uccidermi? Sì. Che Dio abbia pietà di me. Oh, così sia, con tutto il cuore. Se dite questo, spero che non mi ucciderete. Ma io ho paura. Siete terribile quando mi guardate così. Io non so per quale ragione abbia paura, perché non ho commesso niente di male, ma ho paura lo stesso. Pensa ai tuoi peccati. Il mio solo peccato è l'amore che vi porto. E per amore morirai. La morte che uccide per amore è contro ogni legge di natura. Taci e non muoverti. Ma che cosa c'è? Tu hai dato a Cassio quel fazzoletto che ti avevo regalato e che mi era tanto caro. No! Bada, dolce anima, non giurare il falso. Sei sul tuo letto di morte. Sì, ma non ancora per morire. E subito, invece, confessa il tuo peccato. Anche se giuri per negare, non potrai distruggere né diminuire la crudele certezza che mi fa dannare. Tu devi morire. Dio abbia allora misericordia di me. Così sia, ripeto. E anche voi abbiate misericordia di me. Io non vi ho mai tradito. Non ho mai amato Cassio se non di quell'affetto leale, consentito anche dal cielo. Non gli ho mai fatto un regalo. Io stesso ho visto quel fazzoletto nelle sue mani, spergiura. Forse lo avrà trovato. Io non gliel'ho mai dato. Mandatelo a chiamare e ditegli che vi confessi la verità. Ha confessato. Che cosa? Che sei stata sua. Non può affermare una cosa simile. Infatti la sua bocca è chiusa. Morto! Il coraggio di piangerlo davanti a me. Andatemi in esilio, non uccidetemi.
Lasciatemi vivere ancora questa notte. No, ora! Solo per dire una preghiera! Troppo tardi! Troppo tardi! Dio, signore! Chi è? Sono io, mio buon signore, una parola! Vengo! Emilia... vorrà parlare con mia moglie. Mia moglie. Quale moglie? Io non ho più moglie. Vi supplico, devo parlarvi, mio buon signore. Vengo. Che vuoi tu? Mio buon signore, sono stati commessi degli orrendi delitti. Cassio ha ucciso Roderigo. Roderigo ucciso? E ucciso anche l'altro? No! Oh, la mia dolce vendetta diventa aspra allora! Chi si lamenta? Aiuto! Dite ancora qualche parola, signora! Dolce Desdemona! Mia cara padrona, parlate! Parlate ancora! Io innocente. Chi ha commesso questo delitto? Nessuno. Addio. Ricordami al mio adorato signore. Chi? Lei stessa ve l'ha detto. Non sono stato io. Sì, l'ha detto. E ha mentito. E precipiterà nel fuoco dell'inferno. Perché io l'ho ucciso. Era l'angelo più puro, come voi siete il demonio più nero. No, era una donnaccia. Calunnia! Infida come l'acqua. Fedele come un angelo. È stata di Michele Cassio. Tuo marito sapeva tutto. Mio marito? Mi fosse stata fedele, anche se Dio avesse creato un topazio perfetto e grande come il mondo, e me l'avessero offerto per avere lei in cambio, io non l'avrei ceduta. Mio marito? Fu il primo a dirmelo. Mio marito? Ha osato dire che essa ti era infedele? Tuo marito, le capisci sì o no queste parole? Se hai detto questo, possa il suo cuore perverso marcire lentamente a goccia a goccia. Ha mentito! Dal profondo del cuore, e s'era troppo affezionata a quello sporco acquisto che aveva fatto. Fai pure di me quello che vuoi. Ciò che hai fatto non è più indegno del cielo di quanto tu fossi indegno di lei. La tua forza di farmi del male non è nemmeno la metà di quella che ho io per sopportarlo. Ingenuo, stupido, tu hai commesso un delitto. No! Non ho paura di te. All'assassino! All'assassino! Il moro ha ucciso la mia padrona! All'assassino! Mio signore! Iago! Se sei un uomo, smentisci questo farabutto! Egli ha detto che sei stato tu a informarlo dell'infedeltà di sua moglie. Sono certa, non può essere vero. Non sei malvagio fino a questo punto. Parla, che mi scoppia il cuore. Gli ho detto quello che pensavo. Che lei lo tradiva. Sì. Ma hai detto una menzogna, una sporca, maledetta menzogna sull'anima mia, una menzogna. Lo tradiva con Cassio. Lo tradiva, hai detto! Basta! Tieni a freno la lingua, non tu! Non terrò a freno la lingua! Devo parlare! La mia padrona è stata uccisa nel suo letto! Là! Io non voglio! Le tue menzogne hanno istigato l'assassino! Che infamia! Che infamia! Ora capisco! Avevo fiutato questa infamia! Ma sei impazzita! Basta, ti ordino a casa! Lasciami parlare! È giusto che obbedisca mio marito, ma non ora! E forse, Iago, non verrò mai più a casa.
Sì, accovacciati e uccisci. Hai ucciso un innocente. No. La più dolce creatura che abbia mai alzato gli occhi al cielo. Una disonesta. Povera Desdemona, è meglio che tuo padre sia morto. Se fosse ancora vivo davanti a questo spettacolo, avrebbe compiuto un atto disperato. Fazzoletto, lo vidi io stesso nelle mani di Castio. Oddio! Potenze celesti! Zitto! No! Deve venire fuori tutto! Parlerò, libera come il vento! Moro! Il fazzoletto di cui tu parli l'ho trovato io per caso e l'ho dato a mio marito! Egli mi aveva spesso pregato di rubarlo! Sforza donnaccia! È la verità! Te lo giuro, è la verità! No! Mettetemi accanto alla mia padrona! Non ci sono pietre nel cielo! Se non quelle che rotolano giù! Per fare il tuono! No! 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 Non era un presagio. Mia signora, la tua canzone. Ascolta. Puoi ancora udirmi. Il salice. No! No! Canta. No! Moro, essa era pura. Oh, no, no, no. Essa chiamava Moro. Come è vero che sono sincera, così la mia anima vada fra i beati e dicendo la verità, io muoio. Graziano, lasciami uscire. Non tentare nemmeno, ti costerebbe caro. E allora vieni tu qui. Voglio parlare. O disarmato come sono, ti attaccherò. Un giorno col mio solo braccio mi sono aperto un varco attraverso ostacoli mille volte maggiori di quello che ora mi vorresti opporre. Inutile vanagloria. Sono alla fine del mio viaggio, vicino alla meta, al faro del mio ultimo porto. E dove potrebbe andare ora? Otello. E com'è ora il tuo volto? Bianca sei. Bianca. Bianca come la tua veste notturna. Quando ci incontreremo davanti al giudizio di Dio, questo tuo viso così bianco basterà a far precipitare dal cielo la mia anima. E i demoni l'afferreranno. Come sei fredda, piccola mia. Come sei fredda. Fredda come la tua castità. Schiavo maledetto. E voi demoni, frustatemi, cacciatemi da questo luogo di bellezza celesti.
Disperdetemi al soffio dei venti! Bruciatemi nello zolfo! Immergetemi giù nei più profondi vortici del fuoco liquido! Demona! Demona! Morta! Dov'è quello sventurato? Ecco! Ecco! Io un giorno fu Otello. Io guardo se tu hai i piedi di demonio. Ma già quella è una favola, perché se tu fossi un demonio, io non potrei ucciderti. Ed è meglio che sia così. Oh, voglio che tu viva. Per me la morte è la felicità. Che cosa dobbiamo dire di te, Otello? Dite che sono un assassino, ma che ho ucciso per onore. Voi e Iago vi eravate accordati per uccidere Cassio. Sì. Non ho mai fatto niente per meritarlo. Lo so, e ve ne chiedo perdono. Ma tu, demonio, perché? Perché mi hai preso a laccio anima e corpo? Non chiedete nulla. Quello che sapete, sapete. Da questo momento io non dirò più una parola. Le torture ti faranno parlare. Voi, Michele, come avete avuto il fazzoletto? Lo trovai nella mia camera. Lo stesso Iago ha confessato d'avercelo fatto cadere. Una bestia. Una bestia. Lascerete subito questa residenza e seguirete i nostri ordini. Il governo di Cipro fin da questo momento viene affidato a Cassi. A questo assassino verrà inflitta una pena che lo tormenti per lunghi anni. Voi, Otello, resterete nostro prigioniero fino a quando il governo di Venezia non avrà deciso sul vostro caso. Conducetelo via! Un momento! Noto che io ho reso dei servigi alla Repubblica di Venezia. Ma non è di questo che io vi voglio parlare. No, io vi prego. Quando voi racconterete questi avvenimenti dolorosi, parlate di me come io sono, senza aggiungere né togliere nulla che alteri la verità. Direte di uno che amò da forsennato, non geloso per sua natura, ma che istigato da un malvagio arrivò all'estrema follia. Di un uomo che gettò via la perla più preziosa fra tutti i suoi tesori. Come potrebbe fare un barbaro pelle rossa? Dite che i miei occhi non abituati a commuoversi, vinti dal dolore, lasciano cadere lacrime fitte come le gocce di resina dagli alberi d'Arabia. Dite questo, ma dite anche che avendo io un giorno ad Aleppo incontrato un turco prepotente, tutto inturbantato, che batteva un veneziano offendendo la Repubblica, io lo presi per la gola, quel cane circonciso,
e lo trafissi così. Tu, cane spartano, più feroce del dolore, della fame e del mare, guarda il tragico carico di questo letto. È opera tua. È uno spettacolo che avvelena la vista. A voi il diritto di giudicare costui. Scegliete il giorno, il luogo e la tortura, e che sia la più crudele. Io partirò subito per riferire al Consiglio della Repubblica su questa dolorosa vicenda.